Ciao a tutti ragazzi, prima di tutto buon anno e benvenuti in un nuovo video. Allora vi dico buon anno perché questo è il primo video che vedrete nel 2017. Ci siamo lasciati il 25 dicembre con la fine del nostro I Libri dell'Avvento, quindi un video al giorno libroso per tutto l'Avvento, insomma. E niente, come sapete l'ho fatto in mille modi, comunque anche qui vi ringrazio per le visualizzazioni e l'attiva partecipazione di ognuno di voi ad ogni video che ho pubblicato. Partiamo quindi con un nuovo video per il nuovo anno. Prima di tutto, che cosa è cambiato? La location. Sono adesso nella stanza che è un po' il mio studio, insomma, dove tengo il mio computer. Insomma, questa stanza è un po' quella dedicata a me, ecco, ho tutte le mie cosine, quando devo lavorare al computer vengo qui. Ho deciso di mettermi qui perché probabilmente è anche più carino come posto ed anche un pochino più comodo per me rispetto alla camera da letto. Quindi proviamo, io spero vi piaccia, anche perché questa stanza purtroppo voi non vedete praticamente niente, però è veramente veramente carina. Allora, di solito come funziona? Il primo video dell'anno è un po' un video dei resoconti di tutto l'anno. Io purtroppo non ho resoconti da fare. Perché? Perché praticamente l'anno scorso tutti i buoni propositi che mi sono data non li ho mantenuti, quindi tutti i libri che avrei voluto leggere non li ho letti, perché poi funziona così, si dice sempre sì, ho tempo, a quanti mesi mancano alla fine dell'anno, ce la farò, e poi alla fine mi sono sempre fatta prendere da altri libri e alla fine quelli che volevo leggere, che mi ero preposta di leggere, non li ho letti. L'unico buon proposito che ho effettivamente seguito è stato quello di evitare di leggere libri che non mi piacevano, quindi quando mi è capitato di cominciare un libro che non mi prendeva, mi annoiava, non avevo mai voglia di leggere, l'ho semplicemente abbandonato senza sentirmi in colpa, e questo è stato sicuramente una cosa più che positiva, perché mi ha permesso di leggere tanti libri belli. A proposito di tanti, non so nemmeno quanti libri io abbia letto nel 2016, perché non ho tenuto il conto. All'inizio ero partita super carica con Anobi, quindi avrei voluto rimanere in pari mettendo appunto tutti i libri letti, poi alla fine non sono costante in queste cose e quindi ho lasciato perdere, quindi non ho idea di quanti libri abbia letto. Fatto sta, comunque il numero alla fin fine poco importa, ecco, l'importante è la qualità e sicuramente ho letto tanti libri belli. Allora, in questo video, chiaramente essendo il primo dell'anno, si pensa, no, un po' all'anno appena trascorso, ai successi e gli insuccessi. Il 2016 è stato un anno per certi versi meraviglioso, perché io sono venuta a abitare in questa casa, abbiamo finalmente una casa nostra ed è bellissima, è venuta molto più bella delle mie aspettative, e lo dico perché ho curato molto il suo arredamento e sono veramente soddisfatta del risultato. Quindi nonostante avessi un po' paura a trasferirmi, allontanarmi un po' dai miei genitori e tutto, è stata un'esperienza meravigliosa. Il maritino è stato bravissimo anche ad aiutarmi nell'ambientarmi in questa nuova casa, perché comunque siamo vicini ai suoi genitori, e quindi questa è stata sicuramente la cosa più bella. Durante il 2016 abbiamo cominciato il nostro percorso per adottare un bambino. Purtroppo questo percorso è stato un po' più difficile, tormentato del previsto. Soprattutto abbiamo avuto un grande intoppo 2 giorni prima di Natale, quindi non è stato nemmeno semplice per me non far trasparire tutto questo nei video che facevo, nei vlog che facevo, perché purtroppo, insomma, abbiamo avuto un bel intoppo e dobbiamo riprendere ora nel 2017 per vedere di riuscire a concludere questo percorso in maniera positiva. Fatto sta comunque che nonostante il 2017 sia stato per certi versi, quindi sia per quanto riguarda il negozio che appunto l'adozione, che sono due parti importanti della mia vita, non sia stato effettivamente facilissimo, non sono una di quelle persone che ha voglia di, che tutti gli anni, ecco, arriva al 31 dicembre pensando: ah, non vedo l'ora che finisca quest'anno orribile, non vedo l'ora che inizi il
prossimo speriamo sia clemente. Ecco, io non sono così, perché ogni anno ha i suoi alti e bassi, è normale, magari qualche anno un po' di più e qualche anno un po' meno. Fatto sta comunque che non si può vivere nel piangersi addosso riguardo appunto all'anno appena trascorso. Quindi io ho fiducia nel prossimo anno, nell'anno che è appena cominciato, ho fiducia nel suo inizio e nella sua conclusione, nel senso che sono sicura che tanti progetti troveranno finalmente uno sbocco e che, insomma, io spero di riuscire, insomma, ad accumulare tante belle esperienze che alla fine del prossimo anno mi facciano dire sì, questo 2017 è stato meraviglioso ed è valsa la pena viverlo, ecco. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda il canale, voi lo sapete, stiamo crescendo lentamente, ma è una cosa che mi fa molto piacere, soprattutto perché vi fa piacere il fatto che io cerchi di coltivare anche i rapporti con voi, rispondendo sempre a tutti i messaggi, quindi questo mi fa tanto piacere, ecco, leggere che voi apprezzate questa cosa, quindi il canale mi dà tante soddisfazioni e va bene così. Basta, smetto di chiacchierare perché voglio fare un book haul, ovvero farvi vedere i libri che mi sono stati regalati per Natale. Come sapete, o comunque lo dico adesso se qualcuno vede questo video per la prima volta, io ho una libreria, quindi sono proprietaria di una piccola libreria e di solito ovviamente nessuno mi regala libri perché dicono: alla fine te li puoi comprare da sola, hai una scelta infinita di libri che prendi chiaramente al prezzo, a un prezzo scontato, il prezzo del rivenditore, quindi insomma, perché regalare libri? Io quest'anno l'ho chiesto veramente a tutti: regalatemi libri, perché ho piacere di vedere che cosa, andando in una libreria, voi avete trovato e vi ha ispirato un regalo per me. Quindi fatemeli, io apprezzo sempre tutto ovviamente, quindi due persone mi hanno ascoltato, il maritino e la mia mamma, e quindi vi faccio vedere che cosa mi hanno regalato. Il primo libro che ho trovato sotto l'albero è stato Pastorale americana di Philip Roth. Prima di tutto dico che il maritino è andato abbastanza su 6.000 generi letterari, nel senso che ha pescato un po' ovunque, comunque si è fatto ispirare pensando che mi potesse piacere. Come vedete, voi sapete che ne è stato tratto un film che è uscito quest'anno, anzi scusate, a questo punto l'anno scorso, nel 2016, e comunque ecco, la copertina originale è questa qui, tanto questa fascetta la toglierò, la butterò. Comunque questo libro molti di voi già conoscono la trama, si parla di un ricco uomo americano che vive gli anni 50 nel piano del suo successo personale e familiare e che diciamo, negli anni in cui c'è il grande conflitto sulla guerra, il conflitto americano sulla guerra nel Vietnam, la figlia del protagonista è decisa a portare la guerra in casa letteralmente, e quindi si vede come si squilibriano un po' questi appunto delicati equilibri che questo uomo ricco aveva riuscito a creare nella sua vita, e soprattutto si analizza il sogno di pace tipico americano e si analizza tutta l'ipocrisia che c'è dietro. Sicuramente questa, insomma, è una lettura importante e quindi non vedo l'ora chiaramente di leggerlo, anche perché io non ho letto niente di Philip Roth, ma ne ho sentito sempre parlare con grandissimo entusiasmo e non vedo l'ora di leggerlo. Secondo libro del maritino è stato Il colore della gioia di Diana Rossi. Questo è un romanzo praticamente che parla di un signore che è un signore che diciamo, come filosofia di vita ha sempre preso quella di dedicarsi al futuro e non stare troppo a pensare al passato, anche perché il suo passato è abbastanza oscuro. Difatti lui non sa neppure quando è nato, essendo cresciuto in un orfanotrofio. Il nipotino di quest'uomo, nell'ingenuità dei bambini, appunto sentendo dire che il nonno ha perso il compleanno, quindi non sa quale sia il giorno della sua nascita, vuole aiutarlo a ritrovare appunto il compleanno, e quindi il nonno, per diciamo dare soddisfazione al nipotino e distrarlo anche da problemi familiari che sta vivendo in quel momento, decide di accettare, facendo un lungo viaggio che attraversa tutta la Spagna, che parte proprio dall'orfanotrofio dove appunto il nonno è stato adottato, e
E niente, questo viaggio li porterà poi a scoprire tanti segreti sul passato di questo nonno, il quale si renderà conto che molto spesso ciò che appartiene al passato e che magari pensiamo di aver rimosso perché è troppo doloroso, a volte invece si possono scoprire, ecco, ricordi piacevoli che sbocciano come fiori. E niente, anche questo sicuramente si prospetta un romanzo molto dolce e molto delicato. Altro libro sempre regalato dal Maritino è stato Il segno della croce di Glenn Cooper. Allora, Glenn Cooper, questo è il suo, guardavo com'era la copertina sotto, ma è uguale alla fascetta, questo è il suo ultimissimo libro, uscito poco prima di Natale, e noi, insomma, conosco Glenn Cooper per la fama, perché è un autore di testi d'avventura, carichi di mistero, insomma, di quelli che tengono ben incollate alle pagine. Ho dato una lettura alla trama, ma non ve la sto a dire perché praticamente non viene detto niente, cioè è in realtà stata scritta soltanto per incuriosire e invogliare ad aprire il libro e cominciare a leggere. Comunque fatto sta che in questo libro Glenn Cooper cerca di unire ed intrecciare in qualche maniera storia, religione e scienza in maniera magistrale, per come è scritto comunque al suo interno, creando appunto un intricato sistema di dubbi, di ricerche, di sospetti, di indagini, che renderà insomma il lettore assolutamente appassionata alla storia, lo farà appassionare alla storia e che insomma lo spingerà ad andare avanti fino all'ultima pagina. Come ho detto, comunque la trama non la conosco perché per come è descritta, ecco, vediamo soltanto che ci sono sicuramente più di un protagonista, tra i quali c'è un prete, che ci sono dei segreti da svelare, insomma niente di più. Comunque Glenn Cooper di solito è una garanzia, io tutte le volte che esce un suo libro ne vendo veramente tanti, quindi sono contenta di potermi approcciare a quest'autore. Nuovo libro arrivato sempre nella mia libreria è Il diavolo vince a Wimbledon, chiaramente dall'autrice del Diavolo Veste Prada. Io non ho letto il libro Diavolo Veste Prada, ho visto soltanto il film, che tra parentesi mi è anche piaciuto molto. Comunque questo è il classico romanzo proprio del genere Il diavolo Veste Prada, ecco. Qui abbiamo la protagonista che è una giocatrice di tennis fin da quando era bambina, poi purtroppo ha un incidente e si rompe il tendine d'Achille. Cosa succede? Succede che arriva un allenatore, un nuovo coach che decide di allenarla e di rimetterla in gioco. L'allenatore in questione è una persona molto particolare, un uomo che ha sempre allevato campioni e che quindi non ammette sconfitte, ecco. Che cosa succede? Succede che questo allenatore le chiederà di cambiare completamente il suo stile di vita, perché alla fin fine una campionessa non si vede soltanto sul campo ma anche nella sua vita pubblica, e quindi le chiederà di cambiare modo di vestirsi, modo di comportarsi, le persone che frequenta, eccetera. E lei, vediamo, la domanda diciamo è: sarà disposta lei a cambiare tutto il suo essere e a tradire se stessa praticamente pur di raggiungere il sogno di diventare una campionessa, oppure non accetterà questo compromesso e deciderà di non tradirsi e di rimanere quella che è? Sicuramente si prospetta insomma un romanzo molto brillante, divertente e di quelli che insomma insegnano anche qualcosa probabilmente su noi stessi e su quanto e che cosa siamo disposti a fare per raggiungere i nostri sogni. Altro libro arrivato dal Maritino è stato Il labirinto degli spiriti di Carlos Ruiz Zafón. Vabbè, non lo so pronunciare, è un nome spagnolo, comunque di Zafón, ecco. Questo in realtà però, e il Martino non lo sapeva, è sì l'ultima grande uscita di Zafón, ma è anche il capitolo conclusivo di una saga che lui ha scritto e che è compresa, che comprende L'ombra del vento, Il gioco dell'angelo, Il prigioniero del cielo, e quindi questo è il quarto volume, che è Il labirinto degli spiriti. Quindi io sicuramente prima di leggere questo libro mi voglio ricercare tutti gli altri e leggerli tutti quanti, perché purtroppo solo L'ombra del vento l'ho cominciato, poi non l'ho mai portato a termine e mi dispiace molto. Zafón è un autore non soltanto stracelebre ma anche molto amato e del quale ho sentito parlare solamente bene. Deve essere uno di quei autori che sicuramente mi sa incantare, infatti mi chiedo come mai non abbia letto ancora niente di lui, perché veramente mi dà proprio l'idea che sia l'autore ideale per
i miei gusti personali. C'è scritto qui che appunto questo è il capitolo conclusivo di una saga, trova che è ancora più intensa, ancora più coinvolgente di tutti gli altri capitoli, che trova qui una conclusione meravigliosa e che soprattutto anche in questo libro si celebra l'importanza dei libri e della lettura. E quindi in realtà vi dico la verità, non vedo già l'ora di leggere questo, quindi voglio sicuramente sbrigarmi a leggere anche tutti gli altri libri della serie, anche se credo che non sia impossibile leggere questo libro da solo, però a questo punto voglio conoscere la storia dall'inizio. Penultimo libro regalato dal maritino è La coppia perfetta di B.A. Paris, o Paris, non so, in realtà c'è scritto La coppia perfetta o La bugia perfetta. Questo è un giallo che deve essere, se rispetta insomma le aspettative che dà la trama, sicuramente deve essere molto molto bello. Allora, in questo caso abbiamo la coppia perfetta, quindi abbiamo un uomo e una donna, novelli sposi, che sembrano effettivamente super innamorati, lui con un buonissimo lavoro, lei donna di casa impeccabile, eccetera, però ben presto si scopre che c'è qualcosa di strano tra di loro, nel senso che lei non ha un cellulare, non ha un indirizzo email, non risponde mai al telefono di casa, non esce mai senza di lui, ci sono le sbarre alle finestre della camera da letto, eccetera, e quindi ci si può chiedere se quello che vogliono far vedere è la realtà o se in realtà si tratta di una bugia perfetta. Secondo me può essere veramente intrigante, se scritto bene, spero che lo sia. È uno di quei libri che mi appassionano e che si leggono insomma in 2-3 giorni, poco più. Infine, l'ultimo libro che mi ha regalato e che sto attualmente leggendo, anche se ho letto veramente poco al momento, è Anna e l'uomo delle rondini di Gabriel Savitt. Comunque, vabbè, i nomi, come sempre. Allora, in questo caso siamo a Cracovia, c'è una bambina durante la Seconda Guerra Mondiale, la bambina di 7 anni si sveglia al mattino, saluta il padre che deve andare all'università e lei non sa che non lo rivedrà più, perché noi scopriamo, l'ho già letta questa parte, lo scopriamo nella prima pagina, che lui viene deportato in un campo di concentramento e poi lì morirà. La bambina rimane quindi improvvisamente sola, è una bambina con una grande capacità che gli è stata trasmessa dal padre, ovvero quella di conoscere e riuscire ad imparare velocemente tante lingue, e quindi un giorno che passeggia per Cracovia incontra quest'uomo delle rondini, un uomo che sembra avere la sua stessa capacità, ovvero parlare più di una lingua. Nel momento in cui chiama una rondine per consolare la bambina che piange, lei vede in quest'uomo diciamo qualcosa di particolare, qualcosa che l'attrae, e quindi decide di seguirlo ovunque lui vada, ed inizia quindi per loro un lungo viaggio cercando di nascondersi, e che comunque li porterà ad affrontare tante avventure, a conoscersi meglio, e che creerà tra di loro un legame profondissimo. Anche questo si rivela essere, no, si rivela, si prospetta come un libro molto di quelli che insomma un po' ti straziano il cuore. Sicuramente sarà dolce, sarà intenso, la scrittura già dall'inizio, come ho letto, mi piace molto, è coinvolgente, è veloce, e niente, spero che mantenga insomma la parola data e che risulti all'altezza delle aspettative. Ok, questo per quanto riguarda i libri che mi ha fatto il maritino. Invece la mia mamma si chiedeva che cosa posso regalare a Martina per Natale, che lei desidera tanto i libri. Le mie sorelle gli hanno detto: mamma, ma c'è un video su YouTube in cui lei fa proprio una lista dei desideri, e quindi io ve lo lascio nella i, è la mia letterina a Babbo Natale, in cui chiedevo a Babbo Natale alcuni libri che mi piacevano particolarmente, che avrei voluto ricevere, e io li ho ricevuti praticamente tutti, più uno che non avevo nemmeno chiesto, quindi ve li faccio vedere. I primi due sono Le fiabe di Beda il Bardo e Il Quidditch attraverso i secoli di J.K. Rowling, vabbè, scontati. E io mi sono pentita amaramente di non aver comprato all'epoca, perché veramente sono usciti anni e anni fa, di non aver comprato Animali Fantastici della stessa serie di questi, praticamente, con lo stesso tipo di copertina, perché non l'ho fatto, e adesso che sono usciti, che è uscito il film, dico non è introvabile, e sicuramente se anche lo facessero riuscire di nuovo avrà ovviamente una copertina diversa, non sarà più appartenente a questa serie. Ma io che cosa ho fatto? Ho ordinato, e spero di riuscire ad ottenerla, ad averla, la versione in inglese, e che appunto è sempre un librettino piccolo come questo, che non è però legato al film, ecco, proprio la versione originale, e quindi spero di riceverlo presto in inglese e poter quindi completare la piccola trilogia.
Altro libro che avevo chiesto a Babbo Natale che mi è arrivato è L'estate prima della guerra di Helen Stevenson. In questo caso si parla di una donna che nell'estate prima dello scoppio della prima guerra mondiale si trasferisce in un piccolo paese inglese dove insegnerà al ginnasio. È un romanzo, quindi la storia è praticamente di come lei si ambienta in questo nuovo paese, delle persone che conosce e dei pregi e dei difetti delle persone che incroceranno la loro vita con quella della protagonista. Ben presto poi la guerra arriverà anche in questo paese e vedremo come gli equilibri cambieranno e come i personaggi riusciranno a tenere aperto il ginnasio, a tenere viva la scuola e l'interesse soprattutto per lo studio dei propri studenti. Io adoro Neri Pozza come casa editrice, mi piacciono questo genere di romanzi storici e sono veramente curiosa di leggerlo perché fin da quando avevo visto la copertina e la trama su Facebook, sulla pagina di Neri Pozza, mi aveva subito incuriosita e io credo che possa piacermi, anche perché c'è scritto che è una scrittura anche molto dettagliata, molto particolareggiata, e io amo questo genere di scritture, quindi staremo a vedere. Ultimo libro che avevo richiesto nella lista a Babbo Natale è La vita degli altri. La vita degli altri, sì, di Neil Mukherjee. Questo libro è arrivato a finalista per il Man Booker Prize ed è praticamente la storia di una famiglia che vive nel nord di Calcutta e che possiede un'industria, e quindi è la classica famiglia perfetta dove tutti stanno bene, dove c'è ricchezza, ci sono gli agi, c'è una bella casa, c'è la religione a sostenerli e soprattutto un'economia che li riesce a mantenere. Cala però il sipario, ben presto scopriamo, l'autrice ci fa scoprire tutti i retroscena, quindi tutti i dubbi, le perplessità, le debolezze che hanno i vari personaggi, i segreti che nascondono, le preoccupazioni per i propri figli e per il destino della propria azienda familiare, perché si troveranno in un momento, siamo alla fine del 1960, in un momento in cui anche politicamente parlando la situazione diventa instabile, i sindacati non sembrano sostenere più appunto questa ditta e quindi loro rischiano di perdere tutto. Diciamo che da un ritratto molto dettagliato e molto profondo dell'India negli anni in cui la modernità ha raggiunto questo territorio, e parla della decadenza familiare descrivendo una grande varietà di personaggi e nei minimi particolari tratteggiandoli anche dal punto di vista psicologico, sociale, familiare in maniera eccelsa, perlomeno per quanto è scritto nel retro, insomma, della copertina. Ho grandi aspettative per questo libro, quindi aspetterò il momento giusto per leggerlo, un momento in cui sono pronta ad affrontare una cosa un po' più complicata, tra virgolette, comunque un pochino più seria dal punto di vista delle tematiche e della scrittura. Infine, l'ultimo libro che mi è arrivato, che non faceva parte della lista, è stato un più che mi ha voluto regalare la mia mamma, ed è Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali, che in realtà, ecco, come vedete ha sopra la copertina con l'immagine del film e sotto la copertina principale, come si dice, quella che è originale, ecco. Non vi racconterò la trama perché io non ho visto il film e quindi a questo punto non me la voglio rovinare. Credo di conoscere a grandi linee la trama, diciamo. Io so che si tratta di questa casa gestita da questa Miss Peregrine, dove i bambini speciali hanno effettivamente dei poteri un po' particolari e soprannaturali. Basta, questo è tutto quello che so. Il film so che è piaciuto molto e quindi prima di vederlo sono felice di avere il libro per poterlo leggere. Oltretutto devo dire che mi piace moltissimo, per esempio, l'interno, ecco, che è curatissimo, ci sono tutte queste pagine con queste greche e oltretutto le pagine sono anche leggermente ingiallite, e poi mi piace anche, ecco, tra un capitolo e l'altro, per farvi capire, è molto curato al suo interno, deve essere, insomma, amo, mi piace, ecco, quando le case editrici fanno qualcosa del genere, un po' di particolare. Bene ragazzi, il video finisce qui, è stato lunghissimo, mi dispiace, ma ho avuto veramente tantissimi regali. Spero che anche voi abbiate ricevuto libri, perché come sapete è stato un po' il regalo dell'anno. Fatemi sapere cosa avete ricevuto, se avete letto qualcosa di questi libri, che cosa ne pensate, eccetera, e io niente, vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro video. Ciao.